Ciao, sono Veronica dei Break Me Down. Tempo fa abbiamo avuto come ospite sulla nostra diretta Instagram le Viola Fuel. Abbiamo voluto replicare questa diretta anche qui su YouTube perché abbiamo parlato di alcune cose molto interessanti, fra cui la complicità femminile e un matrimonio a Las Vegas. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like a questo video e cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nostre novità. Sigla! Allora, ciao anche a te. Allora, ci sono due Chiara. Alzate la mano le due Chiara, mi alzino la mano. Una e una due. Ok, una Bea. Presente. Ciao Bea, e una Gammy. Gammi, in realtà Gammy. Gamalat, però. Ciao Gamalat, perdonami, è un nome così bello, un Figurati. po' strano, bellissimo, ma Grazie. proviene dalle tue origini, quindi mi Sì. sembra di capire che Sì. bellissimo. Love, love. Grazie. Adoro i nomi particolari e strani. Allora, ragazzi, per tutti quelli che si sono collegati in questo momento, loro sono le Viola Fuel. Ditemi se è giusta la pronuncia, perché oggi non sapevo se Perfetto. dire Viola Fuel o Fuel. Ok. È giusta. Ok, perfetto. Allora, sì, ho tutta l'intera formazione questa sera e sono felicissima di questa cosa. Perché non capita spesso di fare una live, una diretta con tutti i membri della band, ed è una cosa fighissima. E soprattutto avete una cosa bellissima nel vostro nome della band, che è il viola. Quindi stasera mi sono truccata per voi in questo modo, perché a me il viola non piace, no, per niente. Ho solo No, il no, non è microfono, i diretto. cavi viola, i capelli viola, ma fa niente. Andiamo a presentare le ragazze. Allora, intanto il mio gatto vi saluta anche lui, se lo sentite oggi, ma Ciao! è così. Allora, come nascono le Viola Fuel? Allora, intanto ciao a tutti, sono Chiara, Ciao cantante Chiara! e chitarrista. Beh, come nascono le Viola Fuel? Intanto nascono da una mia idea, da un mio desiderio di fare una band tutta femminile. E lontano 2013, contattando varie amiche, sono riuscita a mettere sulla band, che poi in realtà nel corso degli anni ha subito delle variazioni e solo nel 2017 in realtà siamo arrivate a questa formazione che vedete tutti. Quindi Ok, è nato proprio un progetto non solo tutto al femminile, ma anche proprio con l'intenzione di fare dei brani inediti in inglese, quindi con un certo taglio ben preciso. e invece come mai avete scelto questo nome? Beh, il nome in realtà ha due elementi che sono appunto il viola e il fuel. Viola che, vabbè, oltre ad essere un colore meraviglioso, vero Veronica? Vale, E vale. anche uno strumento, no? Ma anche un verbo, cioè cambiando l'accento, nonché un fiore, quindi legato alla delicatezza, al femminile e soprattutto un nome di donna. Infatti, Viola è un po' il nostro alter ego, diciamo così. E quindi abbiamo questa parte, diciamo, più delicata. Lega è contrapposta al fuel, quindi all'energia, a quello che cerchiamo di trasmettere sul palco anche Beh, con le nostre siete delle meravigliose rocchettare, quindi è giusto mischiare un po' di femminilità e un po' di sano e puro rock. Un essere delle rocchettare è Esatto. giusto così, giusto così. Allora, io volevo chiedere, allora, ho sentito un paio dei vostri brani e voi siete proprio il puro e vero rock, un po' come si può dire, come mamma l'ha fatto, ok? Però lascio raccontare un po' a voi il vostro genere. Avete magari delle influenze, degli artisti, delle band a cui vi ispirate? Beh, allora diciamo che lo stampo è molto anni 90, Ok. ci sono tante influenze più sul grunge, poi vabbè, i suoi Grosso. testi sono più molto da cantautrice, poi ogni canzone va un po' a sé, cioè magari la canzone un po' più dedicata, tra virgolette, e quella un po' più, quelle più energetiche, più cazzute, ecco, diciamo così. Ci piace il termine cazzuto, Esatto. ci piace. Quindi diciamo che, per esempio, mi vengono in mente un paio di band degli anni 90, le Hall, Le avete Hall, tanta qualcosina roba. di Hall?
Ecco, ci piacciono, ci piacciono, ci piacciono. Quindi diciamo che vi ispirate un po' appunto al rock anni 90. Ok, ma oltre alle Hall ci sono altre band di riferimento? Ma allora, per quanto mi riguarda me personalmente... Vai, vai, dimmi un po' quali sono le tue band di riferimento. Allora, faccio una domanda a tutte così. Allora, parto da quando ero più piccola, cioè proprio da adolescente. Vabbè, la mia artista preferita da sempre è stata Avril Lavigne. Beh, ragazzi, ma scusatemi. Allora, ma, è stata la punk rock d'eccellenza che è uscita fuori. A tutti piace, cioè è impossibile negarlo, non lo ammettiamo. C'è cioè, esatto. un love... Da... E poi, vabbè, crescendo, ascoltando poi altra musica, principalmente Joan Jett come, come cantante, poi Lorana Morris proprio come gruppo femminile da cui prendere spunto e poi anche da loro l'idea poi di avere anche un gruppo tutto al femminile. Ok, esatto. Ok. E invece alla batterista quali sono le band che le piacciono di più? Adesso io ti... ti farò un po' strano perché vabbè, ho ascoltato un po' di tutto. A me piace prendere in giro la Bea perché adora Avril Lavigne, ma in realtà cioè, anch'io me la sono ascoltata, riascoltata. Dai ragazzi, un po' tutti, il primo album ce lo siamo ascoltati esatto, un po' quindi... tutti, dai. Però più che una band, io come punto di riferimento proprio musicale ho Alicia Keys, che in Italia non se la calcola nessuno. Io me la calcolo, tranquilla, io me la calcolo. Quindi ci sei al concerto di Zurigo a luglio? Cioè, ammazza, insieme. Mi fai andare così lontano, ma ci vengo, dai. È la data più vicina che c'è. Da quando ho 14 anni io l'ho sempre ascoltata, ancora oggi, fino all'ultimo album... Non c'è un album che non mi sia piaciuto, ma soprattutto perché comunque lei si ispira a diversi generi, c'è di tutto, dall'R&B al soul, c'è anche un po' di blues, pop, hip hop, c'è anche un po' di rap, c'è di tutto, no? Quindi diciamo che sono cresciuta insieme a lei e non vedo l'ora che arrivi luglio. Spero non ci siano altre rotture di scatole. Beh, ti dico la verità, io vorrei tantissimo anche io vedere un concerto di Beyoncé, ragazzi, cioè, non è che, non c'è scritto da nessuna parte che non possiamo ascoltare qualcosa di diverso del rock e del metal, quindi, assolutamente. E invece la nostra bassista? Ma, allora, in realtà, come musicista donna, io mi ispiro in realtà a una ragazzina, se così si può dire, perché si chiama Aurora, non so se qualcuno la conosce. Love! Esatto, l'ho in realtà conosciuta pochi anni fa, però io la diciamo che mi ispiro tanto più che altro anche per i temi di cui parla, a parte la musica sua che è sperimentale su tante cose. Sì, ma lei è pazzesca, cioè lei è qualcosa, sembra uscito tipo veramente da un libro di Tolkien in poche parole. Esatto, perché, esatto. Cioè, è del 96 eppure spara di quelle opere d'arte, perché secondo me le sue canzoni sono opere d'arte, perché tra tutta la parte musicale, testuale, i video che fa... gli elementi artistici che mette in atto secondo me sono spettacolari, assolutamente, assolutamente. E direi tantissimo la vocalità che ha, perché riesce a raggiungere delle note molto alte ma in modo estremamente delicato e poi è particolarissima. Esatto, utilizza la voce anche in modo molto particolare e poi ripeto, cioè, tratta di temi estremamente attuali anche lei, se non sbaglio è sul genere un po' come noi, no? Di accettazione sociale, quindi molto bene. Bene, mi piace comunque sentire che i vostri artisti non sono soltanto nell'ambiente rock, nel mondo rock, ma spaziate anche voi un po', avete anche un po' anche voi l'apertura mentale e musicale. Ed è una cosa, secondo me, fantastica questa, soprattutto perché gli artisti hanno bisogno di avere la mente aperta a 360 gradi, secondo me. Intanto ragazzi, voglio salutare tutte le persone che sono collegate perché sono veramente tantissimi. Saluto Boz, saluto Vania, la cantante dei Cris Armonia, saluto Fabiana, saluto Valentina. Ragazzi, siete in tantissimi, saluto Doc Petrus e grazie per essere qui questa sera. Allora ragazzi, andiamo avanti.
Rimanendo sull'argomento delle vostre canzoni, dei temi delle vostre canzoni, sono curiosa di sapere un po' com'è tutto l'iter della vostra composizione, cioè come nasce un brano delle Viola Fuel? Beh, credo di dover rispondermi io. Vai. Di norma, ecco, i brani nascono da una mia ispirazione personale, ecco, mi metto lì magari a comporre musica e testo, poi se quell'idea supera il mio, la mia autocritica, diciamo, allora la faccio ascoltare, magari la incido così in camera e la porto in parola a tutte, poi si va a lavorare, ovviamente ognuno mette del suo e si va a creare un arrangiamento che rispecchi un po' quelle che sono le influenze di tutte noi. Ok. Quindi partiamo da un'idea di qualcuno, che può essere la tua, che può essere di qualsiasi altro membro della band, e poi sviluppate il brano a seconda dell'idea. Ma anche i testi li scrivete tutti quanti insieme o c'è qualcuno che li scrive nello specifico? Chiara. No, sempre colpa mia, quindi se... Sempre colpa tua! È colpa mia. Beh, per esempio, quali sono i temi delle vostre canzoni? Ditemene un po'. Beh, principalmente sono testi abbastanza introspettivi. Mm-hmm. E come tematiche, prima Chiara, detta Kiki, accennava al fatto per esempio dell'accettazione, no? C'è un brano in particolare che è The Rise, che parla un po' del pregiudizio e in realtà del non dare peso al giudizio degli altri, quindi agli sguardi degli altri, agli occhi degli altri, e accettarsi per come si è. Per esempio, questo è un tema. Oppure uno molto gettonato, devo dire, è quello del desiderio, che comunque è una forza motrice piuttosto importante. Quindi desiderio, diciamo, declinato in vari aspetti, dall'attrazione fisica, all'immaginazione. Per esempio c'è un brano che è Messy Head, che parla appunto di questa facoltà insita nell'essere umano, che è quella di immaginare, purtroppo a volte solo questo, sì, solo quello, solo fino mentali per noi. Solo quello. No, dai, non per tutte. No, non per tutte, parla lei, giustamente. Ti ha sposato da anni qua. Addirittura, mi sembrate così tanto giovani, non mi dite che siete già sposate. Vabbè, ragazzi, a Las Vegas, a Las Vegas, ma sono sposata. Allora, Vegas è top, hai vinto, basta, questa sera lei ha vinto. Ci ha sposati Elvis, quindi direi che... Fantastico, allora direi fantastico. Bene, ragazze, allora, io avviso anche le persone che sono connesse a questa diretta, che ci stanno guardando, che possono fare anche delle domande, quindi potete tranquillamente scrivere tra i commenti e io leggerò le domande da fare alle nostre ragazze. Allora, andiamo, viva Las Vegas, dice Gianluca, giusto, sì sì, ecco, è una cosa che, cioè Las Vegas è uno di quei posti che vorrei tanto andare a vedere. Sì. Comunque, cercando un po' le notizie in giro di voi, ho visto che avete partecipato a un po' di concorsi. Ora, io voglio chiedervi, qual è il concorso che vi ha messo un po' più di strizza, un po' più allora... di brio? Posso rispondere io perché è anche un aneddoto divertente. Vai, vai. È l'alcol contest di Erba. Sapevo. 2018. Praticamente alle semifinali, quando siamo arrivati in semifinali, i giudici hanno assegnato ad ogni band 3 cover da fare poi. Mm? E noi avevamo Non sono una signora, I Miss Denise e dei Alestorm e Leila di Eric Clapton. Quindi non c'entravano una, cioè, soprattutto non sono una signora, cioè va bene, Loredana Bertè super rocker, ma settimane per prepararle praticamente, se non sbaglio, anche di meno, e forse anche di, cioè no, forse 2 settimane, e praticamente in quelle 2 settimane quasi ogni sera ci siamo trovati a provare canzoni nuove che non ha mai fatto. È un'altra roba. Non nostre. Infatti, è un'altra roba. Le cover non sono facilissime. Arriviamo al giorno della finale di domenica. Io mi ricordo che il giorno stavo lavorando e che boh, non mi sentivo tanto in forma, però ho detto, vabbè, non lo so, sarà il lavoro e tutto, cioè sarò stanca, non lo so.
arrivo alla se- arriviamo alla sera al, al centrale. Centrale, esatto. Come è vero, grazie. E niente, non stavo bene, cioè sono arrivata lì, siamo arrivati lì al locale praticamente, che io per tutta la serata non me la ricordo perché ho dormito in macchina. Io posso confermare perché ho fatto un po' da infermiera, vea, vieni che andiamo veniva a controllarmi che fosse ancora viva in tutto questo. E noi alla fine suonavamo per ultime, quindi tipo a mezzanotte abbiamo suonato. Mi hanno svegliato tipo mezz'ora prima per ripigliarmi, dicendomi: Bea, dobbiamo suonare. Ciao, dobbiamo suonare un caffè e via. No, mi nessuno la non mi ho suonato perché non me lo ricordo, come quando sei un po' ubriaca e non ti ricordi bene com'è andata la serata. Bea sempre. No, però la serata è fatta bene. Sì. Abbiamo vinto. Quindi, quella, sì, no? Esatto. Con la febbre a 39. Esatto, sì, a 38, non lo so. Beh, cioè, hai dormito praticamente tutto il tempo, hai avuto il tempo di dormire fino a mezz'ora prima, poi anche se non ti ricordi la performance sarà andata bene, dai, dopo tutta questa dormita lunghissima sarà andata bene. Eh sì, se abbiamo vinto immagino di sì. Quindi, cioè, dobbiamo farci... Ragazzi, la prossima volta avviso la mia band che mi faccio venire la febbre anche io. Dormo fino a mezz'ora prima, faccio anche il sound check, dormo. Così non ti viene neanche l'ansia, capito, della vicinità. Esatto, solo che, diciamo, solo che diciamo che con l'ultimo periodo forse... No, esatto, non è... Forse non mi conviene. No, perché già questa settimana ero raffreddata e la gente dice, ma no, vai via, è la peste. No, ragazzi, esiste ancora il raffreddore e mal di gola per il freddo. Ve lo posso assicurare. Comunque, a parte questo... Allora, voi siete state... a Legend per il Rock in Park, il contest. Ma io so che siete legatissimi a quel posto, non solo per questo, ma anche per una delle band che sono i Saint Agnes, che sicuramente l'avrò pronunciato malissimo, ma fa niente, questa sera non so parlare né l'italiano né l'inglese né qualsiasi altra lingua, però fa niente. Comunque avete capito di chi sto parlando. Raccontatemi un po' di quella serata. Sì, era lo stesso periodo e era veramente... Vabbè. Avevi sempre la febbre? No, ma anche lì? No. Lì no, ok. No, era lo stesso periodo in cui più o meno stavamo facendo... Dovevamo iniziare a fare il Rock in Park, sempre la Legend Club, che l'abbiamo iniziata a luglio e l'ha data con i Saint Agnes e i Break Me Down. Vedi come c'era l'ho ancora... detta male? Vedi che l'ho detta male? con voi Break Me Down, quando c'era ancora i Remi. Sì. Un mese prima praticamente. Tra l'altro, per contattarci per fare questa data è stata una ragazza che abbiamo conosciuto all'Alcoli Contest ad Erba, che conosce, non so se lavora proprio lì al Legend Club, però ci ha messo dentro in questa serata ad aprire a voi e a Saint Agnes in pratica. Ma sul Legend io direi qualcosa. Sì, vabbè, posto bellissimo, palco gigantesco, cioè praticamente tutto un piano di casa e quindi hai questa sensazione, no, di dire ma riuscirò a riempire tutto questo spazio con la mia musica? Sì, alla fine ce l'abbiamo fatta e anche io ho un aneddoto che mi ricordo, che però è un po' triste, però secondo me può far capire anche un po' di cose di noi. Allora, durante una delle date in mezzo dovevamo suonare, non mi ricordo se erano le semifinali, ma forse no, forse erano le semifinali. Niente, praticamente noi eravamo lì pronte per suonare, eccetera, avevamo mangiato la nostra cena, purtroppo io sono dovuta correre a casa perché la vicina mi ha chiamato dicendomi che c'erano dei miei cani che stavano litigando. Alla fine sono dovuta correre a casa, il mio cane è morto quella notte. No. E, sì, infatti poi la volta dopo tornare sul palco del Legend è stato difficile. Infatti la data dopo avevo avuto una crisi, mi ricordo che ero andata nel parcheggio, chi è venuta, poi sono venute le ragazze, ho detto raga mi fa malissimo, cioè mi fa sentire troppo male tornare qui, no? Però la cosa bella è stata che quella sera io sono dovuta scappare via, ma c'è stato un ragazzo che si è offerto di tirarsi giù i nostri pezzi alla batteria e praticamente ha permesso alle ragazze di partecipare al concorso, quindi di non saltare la serata, e sono passate.
questa dimostrazione del fatto che la batterista non serve a niente. No, questa è dimostrazione del fatto che esistono ancora delle persone così brave, così gentili. Sì, quindi grazie al Baldo Giovane. Esatto. Grazie. Allora, una cosa che volevo dirvi. Hanno fatto una domanda. Bots ha una domanda per voi. Ciao ragazze, qualche concerto in arrivo? Se non ricordo male, c'era un tour in Russia già programmato per l'anno scorso. Sì, è vero. C'era un tour in Russia che fino all'ultimo speravamo di poter fare. Proprio recentemente ci siamo sentite con l'organizzatore e a cui abbiamo proposto di, se non sarà possibile andare poi in Russia a fare il tour che era stato organizzato, di spostare e fare qualcosa qui in Italia, no? Magari sperando nella stagione estiva, no? Di avere un po' meno problemi anche di movimento, eccetera. Siamo in attesa, ci farà sapere, vedremo se questo tour verrà trasformato in tour italiano o se magari rimandato l'anno prossimo con la Russia. Incrocio le dita per voi affinché possiate andare sia in Italia che in Russia, per tutte e due. Allora, intanto per le persone che sono connesse, io vi consiglio di rimanere fino alla fine perché ci saranno c'è una notizia bomba alla fine di questa live. Comunque, a parte quello, ragazzi, a proposito di concerti estivi. Allora, come avete visto il Legend, rimanendo sempre sul tema Legend, su questo posto fantastico e magnifico che io ancora non ho avuto occasione di poterci suonare, spero succeda presto, ha riaperto i battenti. Quindi io spero il più presto possibile di poter salire sul palcoscenico, magari di vedere anche voi il più presto possibile. Ma secondo voi come sarà suonare dopo tutto questo tempo che siamo fermi? Oddio, vabbè, sarà penso un'emozione della Madonna per tutte. Beh, quello sì, secondo me tipo sarà scontata. Come la prima volta che sali sul palco, come quando non ci sei mai salito, della prima volta, tipo, sì. Quindi... E io penso anche che, non lo so, magari è una cosa mia personale, però penso che sarà tutto diverso per quanto mi riguarda. Perché comunque, adesso non voglio fare la filosofa, però questo periodo che abbiamo vissuto... bene o male un po' un effetto dentro di noi l'ha avuto, una cosa che non abbiamo mai passato nella nostra vita, quindi è come se fossimo persone da un punto di vista un po' evolute rispetto a prima e porteremo anche questa cosa durante le nostre esperienze come appunto tornare sul palco a suonare, non lo so, io non vedo l'ora, sono proprio curiosa di vedere cosa esce fuori perché so che uscirà fuori qualcosa di diverso, non so come spiegarlo. Beh, almeno tu senti che uscirà qualcosa di diverso, io perdonatemi il francesismo, mi sto cagando sotto dove succedere, cioè proprio so già che tipo prima di salire sul palco non sarò ferma un secondo, continuerò tipo oddio, 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 tipo, già lo so, però sarà sicuramente un'emozione bellissima, in modalità tipo bomba nucleare che ti esplode dentro, ok? Perché immagino che un po' tutti noi, un po' tutte noi questa sera, abbiamo l'energia da tirare fuori che è reclusa da un anno e mezzo, quasi due, mannaggia la miseria, quindi... Cioè, speriamo il prima possibile di poter fare i nostri concerti nel miglior modo. Allora, intanto, appunto che siamo rimasti fermi tutto in questo periodo, come vi siete organizzati in questo momento di fermo, chiamiamolo così? Avete progettato qualcosa? Avete elaborato qualcosa di diverso? Avete lavorato su nuovi brani, su qualcosa di nuovo? Beh, in cantiere ci sono qualcosa tipo almeno 3-4 brani su cui ancora però dobbiamo finire di lavorare. E, giusto ragazzi, vi ricordo bene. Singolarmente abbiamo fatto qualcosa, ma c'è stata una finestra di tempo tipo tra settembre e ottobre che siamo riusciti a fare qualche live e poi tra zone arancioni, rosse varie non ci siamo potute beccare, cancellati un sacco di concerti anche. Infatti, c'è da dire che la nostra dimensione è prettamente live, cioè noi proprio più ci siamo sempre dedicate più ai live che per esempio a registrazioni o altro, quindi siamo più portate a quello, non abbiamo fatto per esempio più attenzione ai social per esempio, no? Ok. Quindi in cantiere, come diceva Gambi, ci sono dei brani, appena possibile, insomma, ci rivediamo per qualche prova e c'è in mente il progetto di far uscire un nuovo singolo e
e di tornare sul palco il prima possibile, ovviamente. Abbiamo già una data a luglio, ma non vi diciamo. Okay. Non spoileriamo, in questo periodo quello che consiglio è non diciamo prima del tempo, tipo una settimana prima va bene, qualche giorno prima va bene, ma mesi prima, ragazzi, non lo so, mi sembra di dire, non diciamolo. Ragazzi, scusate, un'altra mia cugina dall'Egitto. Vabbè, ragazzi, cioè, ma i miei cugini dalla Calabria dove sono? Dove sono? Ehi, parenti calabresi, non vi vedo! Viva! Beh, è una cosa bellissima comunque. Infatti, Lucien dice, brave ragazze, così si fa. Giusto, giusto. Allora, intanto, aspettate perché c'è... Allora, Enzo Luna ci scrive, il legend è dietro casa mia, non vedo l'ora, riapra al 1000 per 1000 per ascoltare la vostra musica dal vivo. Speriamo. Se ci vorranno ancora, perché... volentieri. Ma vi vorranno sicuramente, cioè, ragazzi. Allora, legend. Leggi il commento. Sono in Egitto anche i tuoi parenti calabresi. Ma non è che siamo lontanissimi dall'Egitto, eh? Quindi, secondo me. Ma non dirlo a me che sono siciliana. Mamma, ragazzi, ma siamo sicuri che io non devo far parte di questa band? Perché gli piace il viola, cioè, hanno parenti come... Sono del sud anche loro, diciamo, quindi... Ragazzi, mi volete... Un membro onorario. Profondo sud. Posso anche suonare il triangolino, c'è problema. Ciao Marco! Io intanto saluto gli amici. Fai bene, quindi fai bene, perché sono stasera vi stanno ascoltando, vi stanno guardando, quindi è giusto salutarli. Allora, ragazzi... Passiamo nella rubrica nerd. Di solito i ragazzi Break Me Down dicono che quando fanno la rubrica per i chitarristi nerd o i bassisti nerd o i batteristi nerd, è il momento scacciafighe. In questo momento non è il momento scacciafighe, se il gatto... Scusate, ho il gatto che mi vuole distruggere la... amore della mamma, non è il posto dove stare. Dovete sapere, ragazzi, che i protagonisti delle mie dirette sono i miei gatti che o fanno danni o si mettono davanti alla telecamera. Ecco. Io ne ho quattro. Ecco, quindi puoi capirmi. Allora, amore, no. Ritornando a noi. Allora, come qualcuno delle persone che ci stanno seguendo sa, noi Break Me Down abbiamo una rubrica su YouTube che, tra l'altro, apro una parentesi e la chiudo, è gratis iscriversi al canale e mettere mi piace, quindi se volete farlo anche nel canale delle Viola Fuel, fatelo, perché immagino che anche voi abbiate un canale su YouTube, giusto? Ok, quindi ragazzi, iscrivetevi anche al canale delle Viola Fuel, ecco, andate su YouTube, iscrivetevi al loro canale, mettete un bel po' di mi piace, di like, che è sempre gratuito, ve lo ricordo, e fatelo anche con la nostra rubrica. Comunque, tornando indietro, io parlo un botto, sono logorroica delle volte. Noi abbiamo una rubrica che riguarda un po' il chitarrista nerd. La mia domanda per voi è, facciamo anche noi la rubrica questa sera e voglio sentir parlare da ognuno di voi del vostro strumento. Per esempio, la nostra bassista, ci parli un po' del suo strumento. Quando e come è nato l'amore per il basso? Che tipologia di basso ha lei? Da quanto tempo ha questo basso? Raccontami un po'. Ma allora, diciamo che la passione per la musica me l'ha passata mio zio a livello di strumenti, perché il primo basso che ho preso in mano è stato proprio quello di mio zio, uno Yamaha del 95 nero, il classico basso, che è passato proprio cioè, nell'arco della famiglia, perché l'ha usato lui, poi l'ha usato mio cugino, poi l'ho usato io, quindi... È tipo un cimelio, esatto. Poi però qualche anno fa ho acquistato un nuovo basso, che però non è nuovo ma è di seconda mano, perché me l'ha venduto un nostro amico che si chiama Fabio, che se ci sta guardando saluto. Allora, diciamo che allora, prima di tutto risalta il colore, perché giusto la settimana prima avevamo fatto un ragionamento anche sull'impatto visivo, no? Quindi dai ragazze, tutte nere sul palco, io basso lo prendo rosso, giustamente. Perché... giusto, deve spiccare. Poi avevamo preso delle tracolle viola, quindi rosso, cioè... cioè solo dopo ho detto, aspetta, c'è... uno è un problema a livello grafico, però sono problemi che va bene.
Vabbè, allora il mio basso è un chord semplicissimo, è molto maneggevole, nel senso che rispetto a uno Yamaha è molto più piccolo, cioè molto, è, per quanto mi riguarda è più piccolo, quindi più facile da utilizzare, perché io mi ritrovo molto meglio, anche per quanto riguarda le corde, ad avere corde più, leggermente più sottili, perché comunque si adattano meglio al genere, e anche come manualità lo preferisco, e poi principalmente non, allora non sono un nerd così spiccato, una nerd così spiccata per quanto riguarda gli strumenti, diciamo che mi ci sono affezionata per il semplice fatto che è stato proprio un gesto carino, quello che me l'ha il ragazzo che me l'ha venduto ha fatto un gesto molto carino, perché è sempre stato molto generoso con tutta la band, perché anche per altre occasioni ci aveva prestato delle casse, cose. Mm-hmm. E, cioè, è stato strabello perché ha dimostrato cosa, cioè, secondo me, molto importante, la solidarietà tra i musicisti, no? Cioè, nel momento in cui c'è bisogno di qualcosa, ci si dà una mano, così, secondo me, quello è l'importante. Esatto, esatto, soprattutto. No, no, infatti. Ma tra l'altro, mi sa che Lucien è una bassista, perché dice adoro, quindi secondo me qui, appunto, abbiamo una bassista tra quelle persone che ci stanno ascoltando questa sera. Ma le due chitarriste lì, ecco, è l'angolo della chitarra lì, non ha nulla da dire riguardo i loro strumenti? No, allora, io la mia chitarra è una SG, una Gibson. Mm-hmm. Allora, quando ho iniziato a suonare, cioè a imparare a suonare la chitarra, quando avevo 18 anni, quindi cioè, non è che sono da tantissimo, avevo preso, e quindi neanche io come Titi, non è che sia una che se ne intenda, che sia una nerd su queste cose, e la prima chitarra che avevo era sempre un SG, ma Epiphone. Mm-hmm. Me l'ho trovata molto... anche come peso molto leggera, che questo, non è da poco. E poi siccome io non è che sia una virtuosa che sta lì a fare i mega soli, è anche molto facile da maneggiare, poi si rispecchia secondo me molto al mio stile. E poi colore black, total black. Oh, ok. E poi sono passata alla Gibson, diciamo, per fare un passo in più, però sempre un SG, sempre quello stile, diciamo. È quella della Diavoletto, lei. La Diavoletto, sì. Esatto. Conosco bene. Beh, infatti... Forse sono più nerd, sì. Sì, di sicuro. Io ho una chitarra un po' particolare, magari chi ci conosce sicuramente l'avrà notata. Perché si nota quella chitarra lì, è una Amiibo Music Man, è il modello Signature di St. Vincent, che è una chitarra che io adoro, conosco benissimo, pazzesca, brava. Quella donna pazzesca, fa delle robe, questo modello dell'Amiibo, non della Sterling, ci tengo a precisarlo, questo è nera, è la mia chitarra principale, però in realtà, cioè, mi piace molto perché è versatile, ha poi tre mini humbucker che sono una bomba, ha un manico proprio sottile, tutta è molto leggera, poi appunto come diceva Bea prima, per noi che siamo un pochino minutine, il chitarrone, diciamo, la Les Paul è un po' non è comodissimo, esatto. E questa comunque è appunto la St. Vincent, la mia chitarra principale. Poi come sfera uso una Telecaster, okay, della Fender, e Thin Line. E poi ho anche una Strato che però uso in casa, non è troppo pesante appunto. Poi vabbè, varie chitarre acustiche classiche, ma non vi sto ad annoiare. Beh, insomma, hai un arsenale tu praticamente, sì. Mi pare di capire. Bene, bene, bene. E invece la nostra batterista? Da quanto tempo suona la batteria? Allora, io non sono la più vecchia, per fortuna, non dirò chi è più vecchia di me. No, diciamolo. Però ho iniziato a studiare a 25 anni, dopo un periodo un po' pesante della mia vita, avevo tanta rabbia dentro da dover far uscire, ho detto, cioè, secondo me la batteria è la cosa migliore.
Quindi mi sono iscritta a questa scuola dove mi aspettavo di trovare un insegnante di 50 anni, sai, tipo, invece ho trovato quello che poi mi sono sposata a Las Vegas, e quindi praticamente io ho avuto questa fortuna. No, mi sono sposata il mio insegnante. Tutti. Cioè, tu ti sei sposata il tuo insegnante? Sì. E infatti quella che vedete dietro è la sua batteria, una delle sue 4-5 batterie. E no, sì, io sto immaginando le lezioni, scusate. No, ma infatti abbiamo fatto 4 mesi di lezione. Io ho studiato 4 mesi, dopodiché non facevamo più lezione durante le lezioni. Perché devo fare continuare a pagare. Come suona quella cassa? Esatto. Beh, c'erano anche altri strumenti minori, a scuola, però vabbè. Vietato ai minori, ragazzi, in questo momento. Comunque, vabbè, il direttore della scuola sapeva tutto, gli stava bene, quindi purtroppo vedo che non è online, però lo saluto lo stesso. E quindi diciamo che io ho avuto questa fortuna, no? Sì, di studiare poco, di essere, lui mi dice, portata. Mm? E quindi già dopo 4 mesi, insomma, avevo già iniziato a cercarmi la band, così. Ma la cosa più figa è stata che io mi sono comprata una batteria, sai, quella è proprio molto carina, da 600 euro, sai, proprio con i crash che sono fatti con il resto delle lattine, e poi non ho dovuto più spendere un euro, perché praticamente ci siamo messi insieme e io ho tutto a quello posto. Che voglio. Sì, sì, lui ha 1000 robe, quindi... E poi non devo neanche preoccuparmi di cosa suona meglio, cosa suona peggio, perché in base al posto dove sono lui mi dice, guarda, è meglio se porti questa, è meglio se porti quella. Meglio che non mi sente il mio compagno, se no dice, non è che ti vuoi mettere insieme a un cantante, così almeno hai tutto già. Potrebbe essere un'idea, o lo faccio diventare cantante lui, o... Una cosa sentire. Che poi, non so se ci sono batteristi qua, adesso non so se, però... Sai, non so, no? Magari sì. Quando uno pensa a un batterista di una band rock, si immagina la batteria con 1000 elementi, no? Quindi 3-4 tom, 3-4 timpani, 1000 crash ovunque, no? Anch'io all'inizio ero partita così, finché il mio insegnante, bravissimo insegnante Dario Grassi, che faccio così perché è nella stanza a fianco, mi ha fatto capire che in realtà me l'ha dovuto far capire perché io spesso dimenticavo i pezzi. E quindi dicevo, oddio, crisi, no? Oddio, senza il crash. Alla fine ho capito che tutto quello che facciamo io lo posso fare tranquillamente anche con il kit base, cioè con un tom, un timpano, anche un crash, se proprio è la mia cassettina. Esce giusto. Fuori lo stessa, la stessa roba che esce quando... Ma è giusto. Quindi... Tra l'altro Joe, che salutiamo perché lui fa parte della nostra rubrica per chitarristi nerd, dice... Sembra la trama di un film. Mi sono sposata a Las Vegas e mi insegnante di batteria. In effetti potresti fare un film su questa cosa. Scusatemi, no, c'è Lady Gaga che fa il film, che si mette col tipo, col cantante famoso, diventa una cantante, tu puoi fare tranquillamente. Esatto. Ti metti insieme al tuo insegnante di batteria. Cioè. Comunque, allora, chiudiamo la nostra parte del chitarrista nerd e del musicista nerd. Torniamo a parlare un po' della vostra musica. E voglio parlare del vostro EP Medusa Seed. È uscito nel 2019. Com'è andata questa promozione di questo EP? E parlatemi un po' di questo vostro lavoro. Ma allora, il nostro EP appunto è nato nel 2019, mm-hmm. Grazie anche ad un nostro amico, Emil Adamo, che è il produttore mm-hmm. del nostro EP. Allora, come EP l'avevamo subito pensato abbastanza semplice e d'impatto come le nostre canzoni, no? 7 brani e sono quelli, non chissà quanti pezzi, messaggi diretti e chiari. L'abbiamo registrato a Milano, mm-hmm. allo studio Yellow Sound, che salutiamo. In particolare salutiamo Fabrizio Rabacchi, che ha si è dedicato lui totalmente a tutto, mega accogliente, mega professionale, umile, ci ha corso dietro tantissimo sui suoni, su come registrare, come non registrare, quindi è stata un'esperienza estremamente interessante anche proprio da musicista. Cioè gli ha aiutato a registrare, cioè, non è che ha registrato punto e stop, gli ha fatto no. Tutto il lavoro dietro. Sì, assolutamente, ma ci ha dato anche degli input molto utili anche per i live, perché in base questo. A come tieni lo strumento può uscire questo tipo di suono che probabilmente neanche ci viene in mente su un palco, no? Sono quei piccoli dettagli che un professionista del suono come lui sa e ci ha tramandato. L'EP inoltre ha anche avuto la collaborazione di Terza Forma,
che è un gruppo di ragazzi che fa grafiche estremamente belle. Ragazzi, vi disturbo solo un attimo, c'è Mario Riso, che è il produttore, non so se conoscete Rezophonic, che ci sta dicendo a belle, praticamente, secondo me, con un accento romano. Ciao! Salutiamo Mario. Ciao! Perdonami. Vai pure avanti. E praticamente abbiamo fatto il concept art, l'abbiamo dato a loro e sono state strabrave perché anche lì ci hanno dato diversi progetti e quello che vedete è il risultato finale. Titolo, Medusa Seed, diciamo che rappresenta un po' anche il concept della mano con il fiore, il serpente, e diciamo quello che è proprio il gruppo nostro, cioè femminilità, ma non timida assolutamente, cioè raccoglie appunto la femminilità in senso globale, cioè nel senso non abbiamo paura di mostrare che siamo donne, non ci vogliamo nascondere di questa cosa, ma dall'altra parte lo facciamo sentire in tutto, quindi serpente in quel caso, no? E il titolo richiama anche la figura di Medusa, no? Una figura che a livello culturale è estremamente stigmatizzata in modo negativo. Questo mostro che fa diventare di pietra le persone che lo guardano. Invece soffermiamoci un po' su che tipo di figura è Medusa. Una donna che è comunque una donna che è sotto una maledizione. Ok. Quindi un essere umano, mettiamolo in questo caso, che è un essere vivo che può raccontare comunque qualcosa. Ok. Quindi più o meno questo è il concetto. Beh, poi, è come se fosse anche poi, noi donne poi viviamo una maledizione anche noi, oggigiorno purtroppo. Quindi ci troviamo un po' tutte sotto i panni di Medusa. Esatto. Poi il titolo l'ha scelto proprio Gammi, di questo sì, di questo nostro film. Quindi, infatti, quindi dici perché. Nel dettaglio lo spiega bene. Bastarda! Io me ne lavo le mani. Ciao, la patata bollente qui, prendila. Guarda che tra un po' verrai qua a provare, ti metterai proprio in quell'angolino, io ti lancerò le cose, sappilo. No, allora, c'è da dire che il concetto di Medusa è un concetto che è venuto in mente a tutte, ok? Ok. Quello che io ho aggiunto è stato il Medusa Seed, quindi il seme di Medusa, perché giustamente chi diceva c'è una maledizione, però questo non significa che Medusa non sia in grado di spargere i suoi semi che danno vita. Quindi nonostante tutto, noi avremo sempre il potenziale per tirar fuori quello che abbiamo dentro, che è vita. Quindi questo è il senso. E poi volevo fare una piccola precisazione sulla registrazione dell'EP. Le donzelle qui si hanno avuto il piacere di registrare in studio. In realtà io, dato che avevo i mezzi a casa, ho praticamente registrato a casa le mie batterie, sì, perché io ho una sala prove e di là c'è uno studio. E quindi ho fatto tutto a casa, mio marito ha sistemato tutto. Vedi che devo cambiare compagno. Hai visto che mi è andata bene di brutto. Io. Tra l'altro... Ha vinto tutto! Ma allora, io ho sbagliato qualcosa! Cioè. Non è vero, non ho sbagliato tra niente. Tra l'altro, vabbè, non so se adesso è ancora collegato, visto che prima Dario era collegato, mio marito, e lui a volte lo chiamiamo anche il quinto Viola Fuel, perché veramente, cioè, lui è sempre dietro le quinte. Cioè, anche quando prima si parlava di Fabrizio, che ha dato, no, delle indicazioni, lui è stato fantastico perché interesse zero, cioè ci ha conosciute lì e non c'era nulla dietro, invece lui ovviamente ha degli interessi, perché voglio dire, sua moglie è batterista. Però devo dire che ha sempre preso a cuore questa cosa, lui è molto critico, devo dire, a livello musicale, però di noi ha sempre detto che dobbiamo migliorare certe volte, non ti dico alle prove, la testa così, soprattutto a me, però ha sempre detto che riconosceva che che c'è sempre stato un ottimo potenziale sotto, no? E infatti devo dire che ci ha aiutato molte volte a cercare di esprimerlo al meglio. E quindi grazie, amore! Ecco, quello,
Grazie. Anche fonico all'occorrenza. Fonico durante un po' tutto. Live. Ma ti è andata benissimo. Fammi solo capire una cosa. A casa è anche lì tutto fare o no? Sì, cioè, ma guarda, veramente, io non so cosa ho fatto in una vita precedente per meritare tutto preso? Questo. Cioè, dove l'hai trovato? Dici un po'. A scuola, magari... di musica. Boh, ragazze, se non siete ancora fidanzate voi tre, io andrei in un'altra scuola di musica e cercherei... qualcosa, qualcuno, così, perché se è andata bene così, probabilmente va bene. Sempre adesso così. Ci facciamo la mappa Google Maps di tutti. Infatti, cioè, fate così. Tu no. Allora, quali sono però invece i progetti per il 2021, ragazze? A parte appunto i brani che avete in cantiere. Ma allora, appunto, cercare di vedere se riusciamo a fare qualcosa di questo tour di cui parlavamo prima. Lavorare sui brani nuovi, poi far uscire anche un singolo che adesso vedremo se registrare, perché noi tempo fa fecimo delle piccole registrazioni nella mia casa vecchia quando avevamo lo studio nel box, e queste registrazioni sono su YouTube, mi pare, Chiara, dov'è che sono? Sì, su YouTube, e ai tempi avevamo registrato qualcosina, adesso abbiamo strumenti molto più avanzati e quindi non so se magari lo registreremo a casa, il singolo, per iniziare a farlo sentire. Comunque ci concentreremo un po' su questo e poi veramente, cioè, appena capiamo che si può fare, concerti. Via, concerti. Fare i concerti. Come diceva quanti, Chiara, sì. Questo è quello in cui siamo... non più forti, quello che vogliamo fare, porca vacca. Cioè, quello di cui abbiamo bisogno, sì, ragazzi. Sì, cioè... sì. Quello di cui abbiamo estremamente bisogno. Siamo musicisti, siamo artisti e abbiamo bisogno del nostro pane quotidiano, ok? Della nostra linfa vitale, quindi muoviamoci a farci suonare. Comunque, allora, leggiamo un attimino i commenti perché me ne sono persi un bel po'. Allora, Mario tra l'altro dice: continuate così, ho visto il video e ascoltato la canzone a Open Space, perché siete stati ultimamente anche ospiti da Open Space, sì. Giusto ragazze? Ok, allora Joe Guitar dice: ho intervistato le ragazze al Rock and Roll Radio, troppo forti, spaccate girls. Grazie, ciao. Allora, tra l'altro Boz, hello Super Mario Riso, Bessie che saluta Super Mario. Boz dice: lo so, è bellissimo, anche il booklet è super, sembra di avere nella Sun Valley Steel Cues. Ok Boz, io non ci ho capito niente di quello che hai scritto, ma secondo me le ragazze sì. Quindi il sì politico va bene. Okay. Abbiamo fatto una foto in una cava a Brescia e sembra quasi un po'. Ah, ecco cos'era. Vedi perché è lei che scrive i testi? Vedi perché è lei che scrive i testi? Perché è la più intelligente, se no. Vedi, per esempio, ragazze, stasera vi sono capitata io, vi doveva capitare la Ertel, che è quello più intelligente, per quello. C'è sempre quello più intelligente in una band, quindi. Allora, io vedo comunque tantissima e bellissima complicità fra di voi, ed è secondo me la cosa importante all'interno di una band, ed è la cosa più bella all'interno di una band, avere proprio un'amicizia e tanta complicità. Quattro donne, cioè. È quello, ragazzi, quindi tanti complimenti per essere, perché di solito dicono: ah, le band delle donne, le band al femminile si scannano subito. Io invece qui vedo come se fosse un po' quattro sorelle, cioè vi vedo proprio unite, quindi è bella l'atmosfera che si respira fra di voi. Bessie dice: I'm gonna to research for this band, thanks for the interview. Quindi Bessie vi Thank cercherà. You, Bessie! Tra l'altro, dove vi possono trovare le persone? Come fanno? YouTube, Facebook? Raccontateci un po' dove possono ascoltare la vostra musica. Ma di per sé... ovunque, a livello di online, nel senso che, allora, Spotify, YouTube, mm-hmm. Amazon Music, Apple Music, YouTube, c'è ovviamente, No, allora, effettivamente qua nel live facciamo una nostra piccola gag, nel senso che... No, allora, trovare io e Bea... scherziamo sempre dicendo, cioè, che ci si può trovare anche in strada, no? Con tutta la stazione, il cappotto, tipo, ehi, tu lo vuoi un album? In quel senso. Tu, sotto l'impermeabile, guarda, vuoi l'album? esatto. Quindi, no, però ecco, quello, poi vabbè, a livello di social, Facebook e Instagram,
E vabbè, abbiamo... E Gianluca poi... dice anche Pinterest. Vabbè, effettivamente non ci abbiamo mai pensato a utilizzare anche Pinterest. Magari potrei. Ok. Tra l'altro, per chi fosse interessato, abbiamo anche un sacco di merch. Abbiamo le magliette, abbiamo i CD, abbiamo, vabbè, ovviamente i CD. Quelli ma non... per il vostro merch dove possiamo cercarlo? Dove possiamo allora, cercarlo? In realtà al momento è ancora tutto fisico, cioè è tutto progettato per il classico stand al, al concerto. Magari, da, vista la situazione, proveremo ad attivarci, perché ne abbiamo parlato un po'. Poi questi mesi appunto abbiamo fatto un po' di lavoro sulle canzoni. Questa roba qua magari proveremo a creare una sorta di sito o modo per poterle ordinare magari. Ragazze, inutile dirvelo, quando ce l'avete fuori, una maglietta è mia. Oh. È stata l'emozione. No, è stato il gatto. Ah. Tra l'altro... Tra l'altro, sì. Poco scusate prima... Scusate che mi rimetto volevo... in sesto tutto perché mi ha devastato tutto il signorino, tutto, tutto. Ditemi pure. Dicevo che tra l'altro poco prima, mi pare a novembre, un nostro fan, ok, un giorno ci ha chiesto se potevamo suonare al suo matrimonio. Ah, è vero. Quindi siamo stati a questo matrimonio bellissimo, dove almeno secondo me abbiamo mangiato da Dio. Ecco, mamma mia, e tra l'altro come bomboniere lui ha proposto il nostro merch, ha comprato le borse, ha preso i CD e quindi ma noi che a quel matrimonio abbiamo fatto il botto. Salutiamolo, ciao Angelo, se ci sei. Angelo, grandissimo, hai avuto un'idea fantastica. Comunque, Angelo e Silvia. Prima che il gatto mi distruggesse tutto l'ambaradam che c'è qui, appena mettete le magliette subito in vendita, sicuramente una è mia, perché ovviamente... Non avere una maglietta con del viola, che sia scritto che ci siano i colori, deve essere mio. Ci sono le foto di che cosa? GS del matrimonio o del live. Merchandise? Esatto, brava. Del merch ci sono. Ok, vogliamo sapere del matrimonio forse? Non lo so. È per quello che dobbiamo chiedere il permesso. Tipo. Di solito alla fine dei matrimoni c'è sempre un finale un po' particolare. Allora, ragazze, io siamo giunte praticamente al del matrimonio, vedi, lo sapevo. Ecco. Sì, ma forse nel matrimonio a Las Vegas, forse intendeva. Quelle eh? Sul mio profilo sono pubbliche, ragazze, con Elvis, i nostri super occhiali, le collane di tutti a guardare il profilo per andare a vedere le foto a Las Vegas. Allora, ragazze, è stato bellissimo condividere con voi questa diretta questa sera, sia perché comunque è bello condividere la passione con altre donne della musica, e sia perché è bello vedere band così affiatate e che ci credono proprio in quello che fanno, e la passione si vede proprio dai vostri occhi. Quindi è una cosa bellissima e vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti questa sera. Grazie a te. Grazie mille. Io spero ovviamente di incontrarvi magari sul palco del Legend o su un altro palco, e spero di alla prima occasione di potervi ascoltare live. Quindi sicuramente appena vi vedrò un vostro concerto, vi verrò a sentire. Questo è poco ma sicuro, perché sono molto molto curiosa. Allora, ne approfitto per... prima di tutto, avete qualcosa da aggiungere? Volete dire qualcos'altro ai ragazzi? Stay tuned, stay viola! Esatto, ragazzi, esatto. Quindi andate a cercare immediatamente, finita questa live, se già non conoscete le Viola Fuel, immediatamente ci andate a cercare le ragazze su Instagram, su Facebook e su YouTube. E mi raccomando, ve lo ripeto, YouTube è gratuito, mettere un like, come anche un al massimo viene il dito viola quando mettete mi piace. Mi piace il dito viola, non ci ho pensato, c'è il dito viola, io di solito metto sempre il cuoricino, adesso metto no, anche io. No, diventa proprio viola il dito tuo. Vado via, ciao, vado a bere un caffè e mi vado andare a letto, forse, che è meglio. Allora, ragazze, non so se con... io devo dare la notizia bomba di questa sera, perché ho detto, cioè, mentre faccio questa meravigliosa diretta, devo dare una notizia bomba dei Break Me Down, e voi sarete, diciamo, le testimoni di questa notizione. Wow. Il prossimo ospite, non riesco a parlare, aspetta, cervello, riattivati, il criceto deve ritornare sulla ruota, ok. Il prossimo ospite delle nostre dirette dei Break Me Down sarà
una cantante, a proposito, mi collego un po' a Las Vegas, che vive a Las Vegas. Non so se qualcuno per caso conosce l'Infected Rain. Voi li conoscete? È una band metal di una certa Lena Cisorenz dell'Infected Rain. Quindi, il nostro prossimo ospite della diretta della settimana prossima di mercoledì sarà Lena dell'Infected Rain. Magari, ragazze, se volete conoscere un po' di metal, quello proprio dove ci sono quelle donne che belle forti che urlano, una rocchettara proprio di quelle pesanti, ecco, anche un'altra donna super rocchettara sarà lei. Quindi magari vi aspetto anche voi se volete ascoltare la nostra diretta della settimana prossima e anche tutti gli altri che ci hanno seguito. Io, ragazze, vi auguro il meglio, che tutti i vostri progetti possano andare bene e vi auguro di tornare il prima possibile sul palco. Va bene? Grazie mille, altrettanto. Grazie. Grazie, ragazze. Ciao a tutti. Vi mando un bacione gigante. Ciao, ciao a tutti.